Bentornati per la seconda parte dedicata alla conquista romana della Gallia. Eravamo rimasti con la conclusione della campagna del 58 a.C., che aveva visto l'occupazione finalizzata all'annessione dei territori degli Edui, dei Sequani e limitrofi. Le fasi iniziali di un'annessione sono un momento molto delicato, questo non soltanto per Roma. I numerosi territori che ha conquistato nel corso della sua lunga storia non si sono certo romanizzati dal giorno alla notte. Era un processo lungo, le popolazioni locali si abituavano con il tempo alla presenza e agli usi e costumi romani. E nel frattempo potevano verificarsi rivolte ed esserci parecchi ostacoli lungo questo percorso. Infatti, mentre si trovava nella Gallia Cisalpina, Cesare venne a sapere che stava crescendo l'ostilità nei confronti dei romani. E alcune tribù nel nord della Gallia, sentendo essere il prossimo obiettivo di Cesare, nel 57 a.C. si allearono formando una confederazione in chiave difensiva. Appena scoperti questi piani, Cesare si mosse con la consueta velocità, dirigendosi immediatamente a nord per avviare le operazioni militari con due nuove legioni. A questo punto ne aveva 8 sotto il suo comando, per circa 32.000 soldati totali. Lo stesso Cesare riporta che la confederazione comprendeva diverse tribù della Gallia chiamata Belgica, un'area corrispondente agli odierni Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, parte di Francia e Germania, oltre ad altre germaniche, guidate da Galba, re dei Suessioni, per un totale di 306.000 uomini. Possiamo già notare una differenza rispetto all'anno precedente, in cui Cesare cercò in tutti i modi un pretesto, un casus belli, per invadere la Gallia. In questa nuova campagna non si sforzò neanche di cercarlo, ritenne sufficiente la minaccia costituita da questa confederazione. E consci del fatto che Cesare era alla ricerca di sempre più successi e gloria personale, i suoi rivali politici a Roma lo accusarono di operare per conto proprio, senza l'autorizzazione del Senato, intraprendendo campagne militari che andavano più a suo beneficio che non a quello di Roma. Ad ogni modo, Cesare si addentrò nel territorio degli alleati Remi e raggiunse l'importante insediamento di Bibrax, assediato dalle tribù belgiche. Il terreno di scontro era paludoso e permetteva poco spazio di manovra. Ci furono prevalentemente scontri a distanza e di cavalleria, e la coalizione subì grosse perdite nel cercare di superare il fiume Axona, oggi chiamato Ain. Questo scontro fu sufficiente per far desistere le tribù della coalizione, che venne sciolta e ognuno tornò nelle proprie terre. Cesare partì all'inseguimento e continuò a colpire gli avversari, fino a raggiungere il principale insediamento dei Suessioni, Noviodunum, che venne posto sotto assedio. Galba, il re dei Suessioni, che era stato l'artefice della coalizione, non ci mise molto a capitolare. Dopo aver visto le macchine d'assedio che i romani erano in grado di costruire nel giro di pochissimo tempo, decise di arrendersi, seguito ben presto da molte altre tribù belgiche che si allearono o sottomisero a Roma. Per assicurare la stabilità nella regione, Cesare chiese parecchi ostaggi. Per approfondire il concetto di ostaggio nell'antichità e cosa rischiavano questi ostaggi, vi rimando al video dedicato. Però non tutte le tribù belgiche si piegarono subito a Roma. Atrebati, Nervi e Viromandui si allearono, decisi a scacciare i romani, e concentrarono un'armata di circa 50.000 uomini che Cesare intercettò nei pressi dell'odierna Solsuar, lungo il fiume Sabis, oggi chiamato Sambre. La battaglia fu estremamente difficile per i romani, che vennero colti di sorpresa mentre stavano costruendo l'accampamento su una collina e dovettero ingaggiare battaglia quando molti di loro ancora non avevano avuto modo di indossare elmo e armatura. Per la prima volta le legioni si trovarono in seria difficoltà e dovettero affrontare le diverse tribù senza poter formare uno schieramento compatto, combattendo quasi 3 battaglie separate, con lo stesso Cesare che correva da un'ala all'altra incitando i suoi e gettandosi in prima linea per spronarli. Nonostante la concreta possibilità di sconfitta, alla lunga la superiore disciplina dei legionari ebbe la meglio. E riuscirono a respingere il nemico nel centro e nell'ala sinistra, per poi fornire supporto all'ala destra, l'unico fronte romano che stava cedendo. Cesare forse minimizzò le perdite romane nel debello gallico, riportando poche migliaia di caduti a fronte della quasi totalità della coalizione nemica. Fatto sta che queste due vittorie furono sufficienti per riportare l'intera Gallia belgica sotto il controllo di Roma.
Contemporaneamente Cesare inviò Publio Crasso, figlio del suo alleato e triunviro Marco Licinio Crasso, a conquistare le popolazioni sulla costa atlantica e il generale Servio Sulpicio Galba a sottomettere, con minore successo, quelle dell'interno. Finita la stagione, fece acquartierare le legioni nei territori appena occupati e tornò nella Gallia Cisalpina per dedicarsi alle questioni amministrative dei territori di cui era proconsole. Ben presto arrivò una nuova minaccia. I popoli della Bretagna, in particolare i Veneti, che non c'entrano con la regione italiana, non ancora alleati o sottomessi a Roma, ma con la quale avevano firmato un patto di non aggressione, si ribellarono, trattenendo alcuni ambasciatori romani nella speranza di poterli utilizzare come merce di scambio per riavere gli ostaggi che loro stessi avevano dovuto consegnare. Questi popoli si rivelarono un osso duro. Data la conformazione del loro territorio, che si protende verso il mare, erano dediti alla navigazione, esperti marinai dotati di una potente e numerosa flotta. Cesare si rese conto ben presto che assediare gli insediamenti dei Veneti non portava grandi vantaggi, perché erano benissimo in grado di spostare interi villaggi e tutti i loro possedimenti via mare al minimo pericolo, e i romani non avevano i mezzi per contrastarli. La macchina da guerra romana è sempre stata formidabile sulla terraferma, in mare molto meno, anche se ci sono state occasioni in cui la flotta ha fatto la differenza, quando veniva richiesto da specifiche circostanze, come durante la prima guerra punica. Per cercare di combattere sullo stesso piano, Cesare ordinò la costruzione di una flotta, ma le navi dei Veneti, adatte alla navigazione oceanica, erano più alte e molto più robuste di quelle romane, che non riuscivano a danneggiarle neanche speronandole con il rostro. Fu soltanto grazie ad una brillante intuizione che i romani tornarono in vantaggio. Montarono su dei lunghi pali delle falci affilate, che venivano usate per squarciare le vele e tagliare le cime che le manovravano, di fatto bloccando le navi dei Veneti e permettendone l'arrembaggio. Nel conseguente corpo a corpo i legionari romani erano nettamente superiori e dopo una serie di sconfitte i Veneti vennero costretti a chiedere la pace. Nel frattempo Publio Crasso sottomise le altre tribù stanziate lungo la costa atlantica fino ai Pirenei. L'unica battuta d'arresto nelle campagne del 56 a.C. avvenne nei territori dei Menapi e dei Morini, che approfittarono dei terreni paludosi per applicare tattiche di guerriglia che i romani, per il momento, non riuscirono a contrastare. Con buona parte della Gallia conquistata, un'altra complicazione arrivò da una nuova migrazione, in questo caso di popoli germanici. Tencteri e Usipeti, spinti a loro volta dai Suebi, si spostarono verso nord fino alle terre dei Menapi, che avevano insediamenti su entrambe le sponde del fiume Reno e che attraversavano con delle piccole imbarcazioni. I Germani, che Cesare riporta essere ben 430.000, anche in questo caso come quello degli Elvezi visto nell'episodio precedente, non tutti combattenti, anche moltissimi civili, con uno stratagemma si impossessarono di queste barche, attraversarono il Reno e fecero una strage di Menapi, occupando poi i loro territori per tutto l'inverno. Cesare era molto preoccupato da questo nuovo sviluppo, perché le tribù galliche nella zona avrebbero anche potuto considerare l'idea di allearsi con i Germani, ai quali effettivamente inviarono degli ambasciatori per tastare il terreno e capire le loro intenzioni, per scacciare i Romani. In risposta si mosse il prima possibile e con l'inizio della nuova stagione, nel 55 a.C., raggiunse le legioni acquartierate nella Gallia Belgica e convocò un consiglio di capi galli per chiedere che gli fornissero unità di cavalleria. Questa richiesta aveva due scopi. Innanzitutto, la cavalleria gallica era molto valida e avrebbe fornito un notevole contributo alla forza delle legioni. Oltre a questo, la cavalleria era spesso formata da nobili che, accompagnando Cesare, sarebbero stati alla stregua di ostaggi e avrebbero quindi garantito la lealtà delle relative tribù. Con questi rinforzi e 5 legioni, i Romani andarono incontro ai Germani e li incontrarono nei pressi dell'odierna città di Nimega. Tencteri e Usipeti chiesero il permesso di stabilirsi nelle terre dei Menapi, ma Cesare glielo negò, suggerendogli di trovare altri territori a est del Reno. Durante le trattative, tuttavia, un distaccamento di cavalleria germanica attaccò quella romana, vedendola isolata, e anche se i Germani inviarono poi degli ambasciatori per scusarsi,
Cesare, che era già molto sospettoso sulle loro reali intenzioni, colse la palla al balzo. Imprigionò gli ambasciatori, fece attaccare a sorpresa l'accampamento avversario e i legionari fecero una strage. Dopo questa vittoria relativamente facile, Cesare decise di lanciare un messaggio forte e intimidatorio, mettendo in atto un'impresa che nessun condottiero romano aveva mai compiuto prima. Fece costruire un ponte di legno sul Reno, un'opera ingegneristica pazzesca considerando i mezzi a disposizione e che il fiume è imponente, largo e profondo. Il ponte, lungo 400 metri e largo 8, venne costruito in soli 10 giorni e permise alle legioni di addentrarsi nel territorio delle tribù germaniche, portando la guerra a casa loro. Per 18 giorni i romani devastarono la zona, spostandosi rapidamente da un'area all'altra e terrorizzando le popolazioni locali. Cesare non aveva nessuna intenzione di conquistare queste terre. Si trattava di un'azione dimostrativa per scoraggiare future invasioni germaniche. Una volta ritenuto di aver raggiunto l'obiettivo, rientrò in Gallia con le legioni facendo abbattere il ponte dietro di sé. Per quanto brutale, questa azione servì al suo scopo. In seguito ci furono invasioni di popoli germanici e non solo, che saranno anche una delle cause della caduta dell'impero romano d'Occidente, ma salvo brevi parentesi, la frontiera sul Reno rimase immutata per tutta la successiva storia dell'impero. Cesare aveva compiuto un'impresa senza precedenti, ma come sempre i suoi avversari politici a Roma trovarono il modo di attaccarlo, sostenendo che aveva corso troppi rischi, portato le legioni in territori sconosciuti, abitati da popolazioni notoriamente pericolose e che aveva imprigionato degli ambasciatori, cosa che di fatto costituiva un atto di guerra. Per zittire le critiche e accrescere ulteriormente la sua fama, Cesare ideò un'altra impresa mai tentata prima, un'invasione militare delle isole britanniche, con il debole pretesto che le popolazioni lì stanziate avevano fornito mercenari nel corso di alcune rivolte in Gallia. Le isole erano ai limiti del mondo conosciuto e circondate da leggende, quindi Cesare non poté raccogliere molte informazioni sulle popolazioni che le abitavano o sulle loro tattiche di guerra. Dopo aver fatto approntare una flotta, salpò senza sapere cosa si sarebbe trovato davanti. Arrivati alle bianche scogliere di Dover, i romani videro che i britanni li stavano aspettando con un grosso contingente militare di fanteria, cavalleria e carri falcati. Dirigendosi verso nord, trovarono un luogo più adatto allo sbarco, ma i britanni tennero agevolmente il passo delle navi e appena possibile attaccarono. Lo scontro fu brutale e i romani, che stavano ancora scendendo a terra, si trovarono in una posizione nettamente sfavorevole e subirono parecchie perdite. In qualche modo riuscirono comunque ad arrivare a riva e a formare un fronte compatto e quando i britanni caricarono nuovamente non poterono competere e vennero respinti. I romani non poterono lanciarsi all'inseguimento perché erano momentaneamente privi di cavalleria. Le navi che la trasportavano erano state allontanate per via del maltempo e non erano ancora riuscite a ricongiungersi al gruppo principale. Quindi nel frattempo i legionari iniziarono la costruzione dell'accampamento dove poco dopo i britanni inviarono alcuni diplomatici per chiedere la pace e capire le intenzioni degli avversari. Nel frattempo una tempesta danneggiò le navi ancorate nella baia, rischiando di intrappolare i romani in Britannia. Mentre venivano effettuate le riparazioni, Cesare inviò per prudenza una legione alla volta in esplorazione per cercare approvvigionamenti. Ma vedendo alcuni soldati isolati, i britanni ne approfittarono per attaccare nuovamente, mettendo i legionari in grave difficoltà. Questa azione però sollevò un gran polverone, letteralmente, e avvenne abbastanza vicino all'accampamento romano da essere notato, dando modo a Cesare di accorrere in soccorso con alcune coorti. Vedendo arrivare questi rinforzi e avendo già sperimentato la forza delle legioni in formazione, i britanni preferirono ritirarsi, permettendo ai romani di rientrare nell'accampamento. Tuttavia, caricati da questa piccola vittoria, i britanni raccolsero le forze disponibili e attaccarono un'altra volta, ma Cesare, intuendo le loro intenzioni, aveva già fatto schierare le legioni. Fino a quel momento i romani avevano combattuto in contesti difficili, isolati e in svantaggio, ma questa volta, con le legioni in perfetta formazione da battaglia, non ci fu partita.
I britanni non furono assolutamente in grado di tenere testa ai romani e si ritirarono con pesanti perdite. La cavalleria e i carri, più agili e veloci, riuscirono a svincolarsi, mentre la fanteria rimase indietro e venne massacrata dai romani. A scontro ultimato, i britanni inviarono altri diplomatici per chiedere di nuovo la pace e Cesare, sapendo d'avere opzioni limitate ed essere del tutto privo delle risorse necessarie per portare avanti una campagna di conquista, accettò alcuni ostaggi, dei tributi e si organizzò per rientrare in Gallia. Nel ritorno, un'altra tempesta colpì la flotta romana, che rimase abbastanza unita, ma alcune navi si allontanarono e fecero naufragio nel territorio dei Menapi, che, essendo stati da poco sottomessi a Roma, mal sopportavano la presenza dei legionari e li attaccarono. Appresa la notizia, Cesare si lanciò al salvataggio e riuscì a scacciare i Galli e a recuperare i suoi. Come negli anni precedenti, fece svernare le legioni nei territori appena occupati, questa volta tutte nella Gallia Belgica, per pacificare la zona e cementare la presenza romana nell'area, e rientrò a Roma, dove, come abbiamo visto, le notizie delle sue spedizioni mai tentate prima l'avevano preceduto e venne accolto come un eroe. I suoi avversari politici non poterono far nulla per minimizzare le sue imprese e anzi vennero proclamati 20 giorni di festa in suo onore. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con il continuo della conquista romana della Gallia. Ciao!